November 19, 1998. Narrators. First is Benedetto Arbib and then is David Peled. The interviewer is Vivian Rumani Den, location Bat Yam, Israel. The project is The Last Jews of Libya. This is tape one, side one. Voglio farle domanda, domanda. Sì. Delle domande, meglio. E come è nato? Sono diventato da orfano, sono diventato un giovanotto. Orfano perché la mamma era morta giovane. La mamma è morta giovanissima anche. Da che cosa? Da malattie? No, dal parto. Ah. Dal parto di quale? Vuol dire. Adesso per cancello ma c'è bell'ulada, bell'ulada anche a cuore, capito? Uo che non hanno scena da fare, un anno, cioè da 2 o 3 anni era. Adesso i miei fratelli erano più grandi di me. Sono andato a scuola, finito le scuole. Che tipo di scuola? Era scuola italiana? Scuole italiane. Perché noi abitavamo in una zona fuori centro, fuori della Hara, non abitavamo. Dove abitavate? Verso allora vicino all'ospedale militare di Tripoli. Non eravate nella Hara? No. Come mai? Non tutti sono nella Hara. Noi avevamo la sinagoga del sabato di mio padre, Slat dal Kushana, di Tripoli. Haral Kibira. Mio padre, buonanima, ci prendeva solo per andare a pregare alla scuola al Kippur e Rosh Hashanah, che la strada era 4 km per andata e ritorno. Allora, che pur non si poteva viaggiare con le macchine, fare 8 km di ogni pur. Allora noi vicino nella zona nostra non c'era una scuola che dovevamo andare. Abbiamo imparato solo alle scuole italiane. Le scuole italiane erano miste, arabi e ebrei? No, non c'erano arabi, c'erano cattolici o ebrei. Okay. Quelli di fuori città. Vicino fuori città c'era una scuola, si chiama Scuola Trieste, e siamo andati a imparare in questa scuola Trieste. Allora ci volevano obbligare a imparare il sabato. Allora il papà ha detto no, alla Pietroverri, al centro della Hara. E io andavo ogni giorno vicinanze di Porto Benito fino alla Hara a imparare, e mezzogiorno, quando finivano le lezioni, andavo da mia zia, sorella di mio padre, di mia madre, che lei presso poco lei mi ha conosciuto, scusi che io ho avuto un incidente, allora mi è difficile parlare. Allora andavo a mangiare. Mettiamo questo, forse, perché la voce sua è un po'. Ecco, mettiamo questo. Qui, così può prendere la voce meglio. Zero. Ok. Continuiamo. Ah, è acceso, no? Sì, è acceso. Molto bene. Yeah. Allora. Perché se era così difficile studiare, perché non siete venuti più vicini alla Hara? Perché siete stati così lontani? I miei fratelli sono diventati giovanotti, tutti avevano amici cristiani nella zona. Anche quando passava il prete per fare buttare l'acqua benedetta,
Allora i miei fratelli, perché erano i fratelli compagni più grandi, andavano fino a baciare la croce del prete. Tutti siamo diventati lì. Io non andavo mai a baciare, che ero sempre lontano da questo. Ma siamo diventati con questi giovani qua, tutti cresciuti di là. Allora la scuola italiana era nella Hara. L'italiana e la scuola, l'italiana Pietro Verri era nel centro della Hara. Oh. Della Hara. E lì dove andavi ogni giorno? Lì andavo ogni giorno. E l'ho misurato con la macchina quanto sono diventato grande. 4 chilometri ogni direzione. Andavo a imparare. Finito le lezioni andavo da mia zia, mangiavo un pranzo e tornavo a casa. Adesso... Non avevi Talmud Torah dopo scuola? No, no, che non c'era. Allora, tutte queste cose qua, quando abbiamo cominciato a frequentare la Bet Knesset, anche del nonno, allora abbiamo cominciato, siamo legati all'ebraismo. Nessuno vi ha insegnato l'ebraismo? I miei fratelli più grandi hanno imparato, ma io non ho imparato niente. Da dove hanno imparato i fratelli più grandi? Da dove? Da dove hanno imparato i fratelli più grandi? I miei fratelli più grandi andavano a studiare io ero bambino quando hanno fatto questo, non ricordo dove sono andati, c'è la differenza di anni per me e i miei fratelli. I miei fratelli hanno imparato questo, io no, che non avevo... Ma quando hanno scuola l'Elihud, il Talmud Torah... Il Talmud Torah che andavano, i miei fratelli, sì. Prima che è nato, sì, però quando tu è nato non c'erano più? Non c'era vicino di loro, vicino al ministro Vizionanzi. Avevo una sorella buonanima che era filo italiana, voleva anche che io diventassi fascista, voleva che andavo dal direttore della scuola, voleva che io diventavo balilla, che era filo italiana morto. Gli ebrei facevano questo? Mio zio è stato a Bengasi, a Raffaele Albib, se può, la trova... scritto nella quello è fratello di mio padre, Raffaele Albin. Allora anche gli ebrei facevano questo balilla, erano un pochino fascisti? No, quasi pochissimi. Nella nostra zona non poi quanto le sono andato dal direttore, gli ho detto mia sorella vuole che io ho portato anche soldi. Mi ha detto, voi siete indigeni, non può essere cittadini italiani. Allora mi sono allontanato di questo, non ci ho pensato più, non sono andato. Poi sono diventato grande, ho cominciato a lavorare. Lavorare, padre anche non era situazione buona, finanziaria. Ho cominciato a lavorare. Quando sono diventato autista e poi sono andato in Cirenaica quando è scoppiata la guerra mondiale. Io ho lavorato in un'azienda automobilistica che erano tutti mobilitati e ci hanno mandato a Bengasi. Sono rimasto 4 mesi a Derna, ho lavorato a Tobruk, tutti i posti, Bardia, quei posti. Allora ho incontrato anche compagni italiani di infanzia che eravamo della stessa zona, li ho incontrati militari a Tobruk. Loro erano soldati e lui era autista. Loro erano soldati. Siamo incontrati all'autogruppo di Tobruk e io e mio fratello eravamo lì. E lui e loro ci hanno accompagnato, ci hanno fatto vedere dove è caduto l'apparecchio di Balbo. Di Balbo. La nave San Giorgio che è al porto di Tobruk.
e lei è la nave che ha battuto l'apparecchio di Balmo. E lui ha incominciato a parlare. Poi, quando sono tornato, ho cominciato il mio mestiere. Fratelli Bardan. So, a Bengasi cosa facevi nella Cirenaica? Tutta la Cirenaica, cosa facevi? Artista che ci hanno mandato. Lì solo per... Chi no, ci hanno mandato perché non ci hanno lì. Dovevamo abbandonare nella stessa azienda. Non potevamo abbandonare il lavoro. 8 mesi sono rimasto in Cirenaica senza la mia famiglia. L'azienda non era ebraica. L'azienda era italiana. Sono andati a diventare i soldati, tutti gli impiegati. Mobilità. Allora, sono andati in guerra. Non potevamo lasciare il lavoro finché abbiamo continuato. Quanto è finita la guerra? E dopo guerra, quando arrivi a Jaddo? No, a Jaddo. Aspetta. Io ho lavorato in questa azienda, ancora l'ha comprata un ebreo, figlio Alfonso Barda. Sì. Era direttore di un'azienda automobilistica, mi ha portato da lui, ho lavorato da lui. Allora, quando è finita la guerra, abbiamo raccolto tutte le macchine di Alfonso, poi le abbiamo messe alla Collina Verde dove erano loro, la famiglia abitava, cioè avevano un gran pezzo di terra. Allora, e mi è venuto Alfonso Balda, mi ha detto Benedetto sì. Abbiamo il 23 gennaio sono entrati gli inglesi a Tripoli 1943. Allora hanno bloccato tutta la circolazione dei mezzi automobilistici. Nessun mezzo non poteva circolare, solo in bicicletta e un carretto. Allora venuto Alfonso Balda mi ha detto, senti, abbiamo una richiesta della comunità di Tripoli di mandare viveri a Jaddo in quanto ha liberato il campamento. Il campamento Mahaneri Kuz. Allora, sì, mi ha detto, tu conosci quei posti? Io ho lavorato a Jaddo quanto hanno costruito il Mahané di Jaddo. L'hanno costruito gli italiani per la guerra contro i francesi. Questo campo di concentramento che hanno preso gli ebrei di Bengasi e l'hanno messo a Jaddo era in realtà un campo militare italiano. Non lontano dal confine francese, tunisino. Io ho lavorato lì anche da giovane, io. 15, 16 anni avevo, ho lavorato tutti i mestieri che facevo. Quando è venuto Alfonso Barda, mi ha detto, Benedetto, abbiamo bisogno di andare a portare vivi da Tripoli a Jaddo. A Jaddo, il campo di concentramento. Allora... Che cosa? Portare vivere. Vieni a mangiare. Sì. L'hanno appena liberato il campo centrale, appena liberato, ancora gli inglesi non sono entrati, io sono arrivato qui, ancora i carabinieri italiani comandavano a Jaddo, campo di concentramento. Allora hanno mandato con me due bengazzini, Giusa Boaron, dicono le Brachave, padroni di un cinema a Bengasi, e Shlomo, lo so che qua c'è Mespacha, Shalchot Amiti, Az Amadno, Corso Sicilia, Amati da Otto Vergravi, al macchina di Limonchio, e mi hanno portato tutti i viveri, hanno caricato tutta la macchina di viveri, e nella, sopra la cabina del camion, c'era dicevano l'imperiale sul tetto. Allora hanno messo due damigiane grandi e fiaschi. Ho cominciato a parlare. È giovedì pomeriggio, siamo entrati tutti e tre nella cabina. Esco, una pioggia
ha piovuto tutta la quanti strada. Quanti chilometri da Tripoli a Jado? 215. 215 chilometri, cioè verso Tunisia. Sì. Quanto siamo ha piovuto tutta la notte? Io c'è un ciglione, una salita che monta a Divaiepre. Io sento la macchina scende come scioccato facendo lo stesso mata alla pedana della macchina alta, sì. Era toccava la terra, sento, vedo cosa è successo. Allora vedo che la macchina è scesa giù, era un ponte, l'hanno scoppiato gli italiani prima che arrivano gli inglesi, e sono arrivati sudafricani bianchi, non i negri, e sono venuto lì con trattori, questo, hanno riempito questo ponte. Con terra, ma ancora era in quella zona c'è la terra molto tenera, terra molto dura, anche io ho conosciuto questa terra qua, anche il Negev. Là, Kaolin. Kaolin, no? Quanto ha piovuto il ponte, allora tutta il Kaolin è sceso. E adesso cosa facciamo? I due erano con me, non sapevano niente di cosa è successo. Io ho detto adesso. Allora, non sapevano. No, dovevo. Deve salvare la macchina. No, dovevo arrivare al Zado, in che modo? Mi fermo. Allora gli ho detto, adesso state qui nella macchina. Io conoscevo bene la strada, gli ho detto state nella macchina, io vado a piedi fino a sopra, fino a Jado, fino a Efren, questo è un villaggio tripolino, gli ebrei, arrivo lì, sa? Allora troveremo la soluzione. Adesso ho preso incominciato all'alba. Ho preso la strada, sono andato sopra, cercare a qualche posto da arrivare. Allora ho visto una bandiera rossa. Arrivo, vado lì, arrivo di diciamo, e trovo i soldati africani, sudafricani bianchi. Incominciato col segnale, con le mani, vieni con noi. Hanno portato diversi mezzi, mi hanno tirato fuori da questo qui. Allora io ho detto a quelli là, gli ebrei, come avete qualche cosa da aprirgli? Allora c'è il fiasco di arache, là fiaschi, cioè, gli ha dato un fiasco di arache, l'hanno bevuto. Meraviglia! Nel macchina chi erano questa gente? Dusa Boaron era un padrone di un cinema. Perché erano venuti con te? Solo per aiutarti a però volevo che le loro famiglie erano a Jado. Di 215 la 315. La 215, no. Ma la Kufra. Kufra, che Kufra si deve lì ad Abu Aghela, ma se... No, ma la vita vera di Efren, Efren, no, non è che l'ha. Efren, non è che l'ha, non è una, è che derech, mi la aggezia, poni me minna, e non si vede che vuoi una lup, e halkach, olim le Efren, io se mi Efren, olim le Jado. O, Gavian, Yashar, Shnei Kvishim, che muovini. אני הכרתי את זה, תביא לי מפה, אני אראה לך. אז עשה לו פלעוני, המשכתי למצוא. עכשיו החבר'ה חלו, שניים שיש לי, אחד רעד קור, הכנסנו אותו לאיזה מאפייה,
השארתי אותו, אמרתי לו, ניסה לי, ג'אד אני אחזור. אז זרקו עליו מזרונים, לא, מזרונים, קר לו, רעד מכך. אז יצאנו, כולנו תחת גשם שוטף, לא זה. אז נסעתי לכיוון ג'אדו, עוד שיטפון בדרך. Hacelo. Ti sei arrivato a Giado e ti sei incontrato con i carabinieri italiani. Come facciamo la strada? Come scendo la macchina, scendo dalla macchina, vengono bengazini che mi conoscevano da Bengazi. C'era anche una cugina mia di Mishpachat Teshuba. Sono tutte passate, viene un maresciallo di carabinieri, mi dà uno schiaffo e mi perché? Fa. Ma io non avevo più forza dal fango, cosa. Non ho, ma fatti vedere. Però tu andavi per dargli da mangiare, sì, portarli sì. I viveri. Okay. È arrivato a Giado nella porta del campo di concentramento. Ancora lì, cioè, gli inglesi non sono arrivati. Non sono Giado, arrivati. Non sono arrivati. Allora. No, hanno sentito la libertà, ma maresciallo dei carabinieri ha visto un ebreo che li porta in madre. Meglio che tagliarmi, ma mai, lo è alle qua. Badin, la cuota di Varim, Bachazano. Non hanno rubato il mangiare, non hanno preso il mangiare? No, sono venuti a prendere tutto il mangiare e quelli. L'organizzatore lì, insomma. Sì, hanno preso tutto, io ho visto mia cugina. בשביל לעשות קפיצה. חזרת, אחר כך מתי נתנו לך את התפקיד להעביר את החזרת היהודים מג'אדו לבנגזי? עכשיו, שבאנו ל... כשחזרתי והתחלנו לעבוד, אז אמרו לי, צריך להחזיר שיירות של יהודים מג'אדו לבנגזי. מה שהתברר, שהאנגלים הביא אותם מג'אדו לגריאן, לקמפות אחר. L'hanno prese. L'hanno vicina. L'hanno già tirati fuori dal campo di concentramento, l'hanno portati a Gariyan, che è una comunità ebraica abbastanza. È un campo. Allora. Un campo militare, ma per. Un campo militare fuori dalle taverne. Le taverne sono libere. Sì. Allora abbiamo fatto 7 colonne da Tripoli, da Gariyan fino a Bengasi, cioè. Portati 3-4 giorni di strada, e dopo tornavamo con militari inglesi che dovevano occupare Tunisi. Hanno fatto due, in realtà, due servizi. Hanno riportato gli ebrei, i bengazini, da Giado di Gariyan fino a Bengasi, cioè Cirenaica, e di lì hanno riempito le macchine con soldati britannici, alla frontiera della Tunisia. E così era lui il capo di questi convogli. No, uno eravamo, erano quattro autisti ebrei eravamo. Sì. E c'erano due cattolici e uno arabo. Cioè 7 macchine. Sì. Allora di lì ho conosciuto Pio Nahum. Questo Pio Nahum che ha creato qui la Titanic. E così lui, quando sono arrivati al punto di prima di arrivare in Israele, l'ha detto: quando arrivi in Israele vieni da noi. E lui è venuto qui e si è incontrato con il figlio di Pio Nahum e hanno messo su l'agenzia. Loro hanno portato la ditta. Pio Nahum ha comprato un'azienda di trucchi. Trucchi era un padrone dell'azienda di autotrasporti più grande della Libia. Allora hanno fatto società insieme. Tu che ha mandato macchine a Venezuela, e dalla Venezuela l'hanno portato in Israele e noi siamo andati a sbarcarli da Haifa
e abbiamo portato la Libia. Torniamo alla Libia un pochino. Com'era la vita, come ti sentivi come ebreo? Andavi alla sinagoga ogni Shabbat? No, non era zona. Eravamo amici di cattolici e di arabi. Però avete mantenuto la relazione? Certo. Mio padre, buonanima, metteva il tallit ogni mattina. I fratelli no, i ragazzi no. No, i fratelli non sono andati in libertà. Vi andavano col padre, con la macchina vicino al padre. Lui non abita nella zona. Già questi sono usciti fuori perché la Hara è veramente stretta, non è così. Ci sono tanti che ne hanno più mezzi, sono usciti a David Slihani Slihara. Io voglio aggiungere su quello che ha detto Benedetto Arbib e ha accennato il fatto che loro erano fuori città, in realtà anche meno frequentano la sinagoga e anche malgrado lui ha testimoniato che già i suoi fratelli partono il Shabbat sulla macchina. Anch'io. Cucinano il Shabbat? No. Sono rimasti un po'... Non ci sbarbariamo questo Shabbat, no. Solo guida. Sì. La luce? Luce, sì. Sì, ma e questi in realtà erano haridim, cioè non regolare, pochissimi che sono arrivati a questo livello di non mantenere il sabato come si deve, perché Tripoli, tutte le comunità ebraiche di Tripolitania erano veramente molto molto religiose e il Shabbat era una cosa super santa. C'erano delle donne che stavano fuori casa, perché le case erano piccole, erano dentro, nella strada si sedono con Zdad, si siedono in Shabbat e Koshul Klub, i Fleugas, da prima lì Tripoli. Allora, quando sei qualche bimbo, qualche ragazzo ha buttato una pietra e la pietra è rimasta sopra Zdad, Me'al Haradid, Korim lo Bivrit Ridid Zdad, la donna è rimasta seduta fino a Mozzai Shabbat. Per non buttare la pietra? Per darti idea come era la sensibilità per la religione. Cioè, questo che ci ha raccontato Benedetto era una cosa già molto, molto, diciamo, è fuori liga. Non è regolare. Cioè, questi, può contarli forse queste famiglie in due dita. E come la comunità si sentiva con voi? Era piccolo. No, zio mio, fratello di mio padre, era del comitato del beneficenza della comunità di Tripoli. Ma non la comunità. Era un fascista anche, non... Era nel partito fascista, ma non è quello il fatto. Il fatto che, senz'altro, una gran parte della comunità di Keilah che sapeva loro, diciamo, Chilul Shabbat, non prendono nessun contatto con loro. Ricordati, loro affino con biciclette non vanno. Loro sì, noi no. Intendiamoci bene. Questo noi era l'occasione di farti vedere dove ha cominciato, diciamo, la civiltà. Se è la civiltà, prendiamo una parola giusta, dove comincia, diciamo, il scioglimento dell'ebraismo
libico tradizionale di 2700 anni, come ha cominciato a diventare meno grazie agli italiani, sì, ma quando entravano gli italiani nel 1911 nella Libia e nel 1900 mi pare 18 o 20 volevano aprire scuole ebraiche, tutti, ma tutti i rabbini e tutti gli ebrei di tutte le città, non di Benghazi, sentiamoci. A Marte la storia di della famiglia Arbi, questa degli autisti, mamash non avevano radici, diciamo, religiose nell'ebraismo. Non perdona una cosa del genere. Però vivevano bene, non è che erano bene, no, shalom, berkushen, oklas, shalom. Che aval non sono veramente il libraismo libico, sì, come si deve sentirlo. Sì, però è interessante anche sentire quest'altra parte, benché era una piccolissima parte degli ebrei della Libia. Cioè... Ma se piccolissima, nemmeno si può, un puntino di Harig. Tutta la comunità ebraica, Tripoli era, diciamo, come la capitale moderna. Se vai un pochino, 4 chilometri di Tripoli, a Amrus, trovi un mondo più rinchiuso e più con costume diverso. Cimcimungadi, Zunzul, Nahon, veramente una comunità di 200 persone, ma 200 persone che sono vissuti centinaia d'anni insieme in quel con quei vestiti lunghi come gli arabi, così ebrei, c'è un Lamus, un Khams, c'è un Tripoli, di Tripoli. Quelli che hanno, diciamo, osato a mettere pantaloni, camicie e pantaloni, perciò i vestiti li chiamiamo noi Labs Botlian. Sì. Ma sì, Labs Botlian, prima dell'italiano, che sono venuti nella Libia, nessuno non andava vestito questi vestiti moderni, eccetera. Sapete, ma vado, perché lì ho detto, tumunote, dei vestiti tradizionali, anche con il tarbush. Quando hanno messo il tarbush, è moderno già. Ma gli altri, amgos, msillaccia, msillaccia o sabraccia, ayol khawat nashim, im zdad gadol, בצבע אדום שחור לבן, אדום שחור לבן, הצבע הערבי הזה, והם יש להם באוזניים שלהם עגילים בגודל של 6 סנטימטר, לא 6, כלומר דיאמטרו די 15 סנטימטרי, נגלי אורקי, ול סנברה, Snebra Corimla, si chiama Snebra, collane fatti di Kesef, di argento, fino alla pancia, che va così coperto, le mani, blizzadot con questi, no, ma sono alte. Sì, sì. It's adot, sì, sì. Che vanno, diciamo, sono di 10-15 centimetri nelle mani e anche nelle gambe. Tutto loro gioielli addosso.
Sì, ma gioielli che pesano tanto. Pesano tanto e anche e vanno con questa questo sdad, questo. Però la differenza fra gli ebrei e gli arabi è che le donne non coprivano la faccia. Gli arabi coprivano la faccia. Nahon. Okay. Va bene. Allora si può sapere. No, ma anche no, c'è sempre una differenza. Gli ebrei, le donne ebrei erano qualche cosa speciale, ne hanno sempre. Stiamo parlando su quelli dei villaggi. Sì. Questo tipo, ma c'è l'altro tipo. Il Tripoli, Homs, Slechen, Luara, cioè comunità grande che, diciamo, la modernità è andata avanti, ne hanno più avanzate le donne vestite con un bellissimo sdad. Come si chiama in italiano sdad? Non baracano. Sì, baracano, ma i baracani sono di seta, colori bellissimi, e loro li mettono sopra con un gancio da semi khlal, khlal yqbtum nanaya, un mga lepsa kmja shifun. Sì. Mazak kmja shifun, cioè quel tessuto che è in realtà trasparente. E noi cosa vediamo? Vediamo tutta la bellezza del hasè, del petto delle donne, era sì? mammash l'wahadaida l'achel l'ofshim, di nuovo mettono anche framla, cioè gamken recamata con argento, e anche delle volte ci sono anche di d'oro, e la mettono sopra questo chiffon, sì che uno quando vede tutti questi shadaim roimo tam yafe meod vizelaya kimata ze che italiani bauha gdolim italkim amru il vestito più maestoso che mai abbiamo visto alla Nashima Tripolitania. Vehayu samot mitpachat yafa, yesh keli sheyu koshrim ota kaha vekaha, yesh keli sheyu osim ota bitzura kazot seksit meod, in sear, ket, abanot lo, abanot ayu bli, abanot ad nisuin. Akshav, hen lo olchot kaha stam barchov, כשהן רוצות לצאת החוצה, ישנו זדד לחף. זדד לחף, ברקנו, אנקה, דיסטה, ביאנקה, אין ריאלטה, קון סטרישה ביאנקה, אלו מתונו סופרה, קומי קפוטו, קומי סופרביטו. פרצ'ו, כואנדו ומדונה, זדד לחף. מה זה לחף? ימשי, בשביל לצאת, גם כן, לכסות. צ'ואה, אמרו את סופרביטו, אמרו את הפוטו. אדוני נמצא, המלבוש שלהם יפה מאוד, אבל שלנו. ערבים לא לובשים ככה. עכשיו, המלבוש השני של הגברים, צ'ואה, הביסטיסי דידי וומני, ערנו, קמז'ה, וסגואל, צ'ואה, cioè una camicia che arriva quasi ai ginocchi, un pochino di più, un po' di meno, e pantalone di cotone ugualmente bianco da giù in su, cioè no, ma la camicia sopra, la camicia va sopra, e la camicia i ricchi mettono delle come si chiamano? Khafatim. Come si chiamano quelle? Gemelli? Come gemelli? Qui la mettono di oro, d'argento, insomma, i poveri mischinim. Così, ma più ricco, i vestiti sono più fini, eccetera, e le scarpe mettevano
fiori, gli avanzati, i ricchi, i potenti, hanno comprato sabbat lasticco. Cos'è il sabbat lasticco? E il stivalone, stivalepi, con delle gomme elastici dalla sinistra e destra, e la mette lui in su, cioè vede che vestito e le calze più alte, bianche naturalmente, così va direttamente, e vede quella gente vestita. Ma ancora, questo non è tutto. Sopra questa mettono framla anche. Ecco, adesso ci sono il framla e gishta cioè hagura, una cinta più ricco, la cinta più bella, zawale, un pezzo di corda. Ecco, adesso il soprabito, ammi il nero, sì, più ricco è di seta. I disgraziati non hanno anche questo, ma dopo mettono così e mettono il berretto taqiqa somali, a turchi, a trabuscia a turchi. È rosso, come mio nonno. Rosso, sì, o rosso, o marrone. Ogni venerdì, mi ricordo, il mio babbo mi manda con 3-4 taqiye, il harazrela, e c'è uno che mette questi berretti su una forma, e la forma calda, calda sulla sul fuoco, sì, sì. E lo spinge, e io porto il cappello e tarbush, mamma stirato come si deve, ma da loro. E questo era il vestito che si sono andati fino al più di 20 anni sono rimasti gli italiani, dall'11 fino al 20, no, 20, fino al 25 o 30, che gli ebrei hanno cominciato ad andare con la Simbotrian vestiti. Era facile per gli ebrei cambiarsi così? No, non era facile, non volevano, era avon bachala. Nel principio era una cosa contro la religione. Anche quando hanno cominciato a aprire le scuole statali, era una grande propaganda. Scuola in ebraico è scuola, è scuola, ma c'è scuola, scuola, è scuola, cioè tutta è fuoco contro la religione. C'erano Rabbi Siyun Cohen, Rabbi Siyun Bichan, tutti sanno. Questo non è successo a Bengasi. Questo solo a Tripoli. Tripolitania. Sì. Anche a Derna e Barce come Tripoli. Ma Bengasi, la comunità bengasina, era più aperta al modernismo italiano. Era molto più aperta perché era vicina all'Egitto. Tendiamoci bene, noi dobbiamo vedere l'Egitto come un centro molto molto moderno. Lasciamo che sono arabi, eccetera, ma l'Egitto, Alessandria e Cairo e altri posti molto importanti, Porta Said, eccetera, erano, non so se dico milioni di italiani, no, ma centinaia di migliaia di italiani, inglesi. E anche i copti, che sono non islamici, erano più progrediti, più avanzati degli arabi. Ed era un centro di modernismo, anche molto prima che gli italiani sono arrivati in Libia. Cioè il legame tra la comunità bengasina, ebraica bengasina, con l'Egitto, con gli ebrei, che era una comunità grandissima di centinaia di migliaia. E anche se noi accenniamo
solamente il fatto che Aida l'hanno fatta in Egitto, diciamo. Non si può fare una cosa del genere senza... E perciò quando vennero gli italiani a Bengasi, hanno trovato una comunità molto, molto adeguata e vicina, perciò anche se sono avanzati direttamente verso i vestiti, erano tanti che erano vestiti come tricolini veri, ma tanti anche si sono vestiti già direttamente, hanno direttamente prima, 10 anni prima di Tripoli, anche di più, hanno aperto le scuole, sono andate alle scuole italiane, perciò vedi bene, i bengasini parlano l'italiano meglio di tripolini, anche fra di loro. Questo è il punto. È il punto. Allora, quanti ebrei c'erano nella Libia totale? Quando entravano gli italiani o quando veniamo in Israele? Dall'inizio cosa c'era? Quanti c'erano? Dall'inizio erano, l'inizio si tratta, quando era? 100, nel primo 100 anni di Cristo. Sì. Da quel tempo erano gli ebrei in Libia. Naturalmente anche prima. E dove sono venuti? Sono venuti come commercianti con i fenici, ma sono venuti con i commercianti fenici. Al tempo di Shlomo HaMelech. Anche più prima, perché sono andati sempre avanti. E allora nelle colonie, come hanno creato questo impero? Ugualmente dei Fenici o impero romano, subito creano dei centri. In quei centri gli ebrei hanno trovato sempre kavod verso tutti, perché erano istruiti, sanno scrivere, e vendono e comprano beni, e erano fedeli, erano molto fedeli, perciò erano anche soldati ebrei nell'Egitto. Il generale di Cleopatra, generale delle forze armate, era Yudi. In Egitto era una grande comunità ebraica che hanno costruito il tempio ebraico, tempio Bet HaMikdash Chonio, corimlo, sull'isola Elefantina. Erano tutti ebrei che custodono le frontiere dell'Egitto, cioè i soldati. Infatti, sempre l'Egitto è stata come difesa per lo Stato ebraico, Eretz Israel, grazie ai generali ebrei. Mikdash Chonio, Hananiah, era generale. Infatti questa comunità e questi ebrei che sono di lì anche prima sono passati con i fenici a fare gli affari. Dopo hanno preso le loro famiglie e sono rimasti in quelli centri. E perciò veniamo alla Libia, lasciamo l'Egitto che erano Michel Lora'a Bet Knesset Be Alexandria, Lora'a Bet Knesset Yafe Miyamav. Così hanno detto nella storia ebraica. Chi non ha visto la sinagoga di Alessandria? Si tratta prima della rivolta di Bar Kokhba, 100 dopo Cristo, o anche un pochino, sì, o 100-120, insomma. Raccontano sul tempio di Alessandria che quando il Hazan dice Baruch Atta Adonai e tutti devono rispondere Baruch Hu Baruch Shemo, era il Shamash, aveva due bandierine, una bandiera bianca e una bandiera celeste, che quando dice Baruch Baruch Ata Adonai, e loro per rispondere, perché non lo possono sentire, erano lontani, mette la bandiera bianca e tutti rispondono Baruch Baruch Shemo. E allora, e dopo quando finisce Mechaye Amiti,
la colore amen, cioè era la, il tempio era così grande da non sentire, si tratta di 100.000, 200.000 persone la grandezza, e tutti uomini, le donne, sicché noi possiamo immaginare, si tratta più di 1 milione di ebrei erano in Egitto in quei tempi, mentre vanno, sono andati più giù verso la costa, della costa di Azad, dell'Egitto, eccetera, a Tripolitania. Sono passati tutta questa... Noi vediamo ebrei a Boaghila, noi vediamo ebrei dopo a Sirt, dopo vediamo ebrei a Misurata. Sempre siamo sulla soglia del mare, come si dice, al Sfataya, Amsracia, Zlecin, Homs, Tripoli, Zuara. כלומר, אנחנו נמצאים תמיד על החוף, או קצת יותר טיפה מכאן. עכשיו, così sono venuti, sono rimasti lì, ancora del primo centenario, cioè il Tempio di Salomone, il secondo Tempio di Salomone, fu costruito nel 70 dopo Cristo. Questi Yudim, diversi, sono andati, sono dispersi insieme con gli altri, ma tanti sono andati con i Fenici, perché i Fenici erano sempre, erano molto, molto, diciamo, avevano l'affetto verso gli ebrei, che hanno visto, che sanno che erano bravi, intelligenti, furbi e fedeli. Così a noi andiamo, siamo lasciati, sono andati con i Fenici loro. Allora, i Fenici sono messi alla zona, senti bene, sono arrivati alla zona che noi in italiano la chiamiamo Ohea. Una volta a Tripoli era la birra Ohea che l'hanno creata gli italiani dopo. Birra Ohea, Ohea era Ohea. Infatti, Tripoli, nel tempo dei Fenici, cioè fino a, mi pare, cioè l'anno 5 dopo del primo secondo secolo, cioè 35 dopo Cristo, si tratta, fino a 5 o 8 o 9, insomma, in quella zona erano i Fenici. I Fenici erano prima Cristo 200 anni, 300 anni, perciò sono andati tutta la costa. Dopo, se noi andiamo verso Zuara, eccetera, andiamo verso la Tunisia. Tunisi, e Tunisia è Cartagine, cioè Cartagine. Dopo c'è Cartagine in Spagna, si chiama Tarshish, cioè tutta questa era, e la guerra fra i Romani e Annibale e tutti i Fenici ha influito sulla vita ebraica. Infatti era lì nella zona di Tripoli, si chiamano Ayat, Tripoli città, si chiama Ayat. Dopo c'è un'altra città molto interessante che da lì portano i frumenti, Kemach, Chitta, Shever, in ebraico Shever, Lishmor Shever, cioè a portare il grano. Anche gli ebrei dell'Egitto, Yaakov andò all'Egitto, Lishmor Shever be Mitzrayim, cioè. E come si chiama questa città? Shibrata. Ah, sì. Sabracia. Shibrata. Cioè il centro economico del grano e di tutti gli indumenti che si deve... Shibrata. Dopo c'è un'altra città, cioè un triangolo di città. Ayat,
Tripoli, Shibrata, un centro che è centro di logistico, centro logistico di portare i soldati e di portare il grano e di portare i mezzi a tutte le zone della Tripolitania, anche per verso altri paesi. Come si chiama? Messillata. Messillà è una strada. Messillata, cioè, come si chiama la ferrovia? Messillat Barzel. La ferrovia Messillat Barzel, cioè centro dei trasporti. E queste tre città era centro molto importante e molto interessante e molto molto economico dei Fenici. E chi può far bene di dirigere tutte queste aziende? Tutte queste aziende erano gli ebrei, erano i più grandi impiegati, ma non solo impiegati, erano già padroni di depositi, e erano una comunità che è arrivata nel 115 o 115 più di 50.000 ebrei a Tripoli, più di 50.000 ebrei in quel tempo dei tempi, che 50.000 erano tanti, perché tutta la Libia erano, può darsi, 300.000 o 200.000. Erano, e questi sono rimasti, e noi vediamo tutta questa gente che ha dato servizio anche come custode, anche come ufficiale militare, e anche come accompagnatore dei convogli. Erano buonissimi soldati, non solo oggi nel 1998 che abbiamo, Baruch Hashem, un buon esercito, ma erano i migliori soldati che hanno potuto avere. E siccome anche fedeli e anche buoni, e loro hanno creato la loro vita ebraica, già hanno messo le loro sinagoghe, e erano nell'ufficio governo, nell'ufficio della polizia, nell'ufficio dei militari, tutto. E così hanno vissuto benissimo. Ma la guerra con i romani era molto molto dura. Infatti i romani erano già nella costa della Libia anche prima del 70, cioè prima della distruzione del Tempio. Infatti vicino Homs hanno costruito la prima città romana, Liptismania, perché l'hanno chiamata Liptismania, Liptis, Leved, perché prima era la zona dei Fenici, e hanno chiamato la zona Libde, era prima Fenici. Libda, come si chiama Bad, tessuto? Leved, cioè hanno lì nella zona di Homs, c'è una grande zona di Agavot, quelle erba che fanno i tessuti e sì, Agavot si chiamano, in America sono tanti, sono grandi, dopo diventano fili. Sì, infatti era la zona del Leved, dei tessuti. E quando i Fenici arrivarono lì, hanno dovuto mettere una bella città per un centro per il raccoglimento dei tessuti, l'hanno chiamato Libda, che la parola è in aramaico. Leved. Infatti quando
i romani sono riusciti a mandare più in là i fenici, cioè i romani erano già da a Bengasi prima. Un'altra cosa che ha messo i romani e i bengasini più, diciamo, dotati alla possibilità di accogliere la lingua romana, eccetera, quella ancora di quel tempo era una comunità piccolissima, ma erano. E infatti l'hanno chiamato Liptis Magna, Magna Grande. E Liptis Magna è una grandissima città con tutti il foro romano, statue, eccetera, eccetera. Ma era anche la comunità ebraica Liptis Magna. Quelli sono rimasti con i romani e sono diventati buoni soldati, cioè buoni poliziotti, buoni commercianti, buoni ufficiali, buoni impiegati, eccetera, eccetera. Noi vediamo. Ma quando i romani sono riusciti a mandare fuori della Tripolitania i fenici, loro non hanno voluto cambiare nulla, solamente una cosa hanno cambiato. Hanno cambiato il nome del Eyat, perché si chiama Eyat o Eyat in italiano. Secondo gli studiosi, quando quelli che erano nella città Ai, vicino Gerico, nella prima guerra di Yoshua Ben Nun, e loro sono usciti contro Yoshua, quando tornavano indietro hanno visto che la città è bruciata, sono andati avanti verso la costa e sono rimasti fino a quel punto e l'hanno chiamata Eyat, può darsi Ai, cioè infatti loro si sentono più ebrei degli altri perché sono venuti di lì. E questi i romani hanno chiamato Tripoli, Tripolis, tre città. Questa è la Tripoli, Tripoli di tre città, e hanno lasciato gli ebrei lì. Adesso tu sei nel 110 dopo Cristo, 106, 105. In quel tempo gli ebrei sono diventati più potenti,